persone, abbiamo un paio cieco, mettiamo un paio del 2,5 e faremo la palla. Siccome sto triticale va rimesso nei magazzini, ci deve essere sano, perché se ricco d'erba dopo non si mantiene, va male. Cambiato il paio, no? Perché c'è parecchia presenza di spiaggi verdi, specie di camomilla. E passando per il battitore si sgretola, diventa in parti fine e riesce ad arrivare al cassone. Allora io cosa faccio? Levando il paio cieco sotto, che lo uso magari quando la macchina affronta prodotti puliti, serve anche perché c'è qualche mazzimino, qualche cosa, non ti metti a fare le balle, eviti di fare le balle come ora stiamo facendo. Ora stiamo facendo le balle perché cambiando quel paio, mettendo un paio 2,5 sotto, l'impurità tritata verde più fina va nella balla e a quel punto la butti nella broda, nel fosso, e la escludi dal cassone in quel modo. Mettendo il paio cieco ti va dritta nel cassone, non ti va nella balla. Fa un passaggio in più praticamente. Praticamente ti vuole fare le balle, non io so fare le balle, però almeno non ti va la roba verde nel cassone. Il paio cieco in definitiva serve per non fare le balle, perché la balla è una cosa noiosa, è uno scarto che devi sempre sta a metterli lì, ogni tanto, ogni pieno devi scendere, togli la balla e ne metti una nuova. Allora metti il paio cieco e sei sicuro che non ti metti a fare sto lavoro. Tanto oggi consorzi o chi ritira grani non guardano più l'impurità, non guardano più niente. Se dalle nostre parti almeno, se il grano è pulito o è sporco, sempre quello il prezzo è. Allora tanto vale taglielo come lo voglio. Questa qui è la filosofia di tutti. Ora io in genere cerco di farlo più pulito possibile, perché il trebbiatore che si fa a noi si rimette sempre nei nostri magazzini. Infatti in questo caso il verde evito che praticamente mi si vada a intaccare delle muffe il prodotto che porto in magazzino. Questo qui è il discorso. Eviti che rimane un pochino umido. Umido, bravo. Poi andiamo a vedere la palla cosa ci va dopo e come risulta nel cassone. Ma qui come mai invece è così sdraiato? Qui sono i famosi cinghiali che tutti ne parlano e nessuno ne piglia capo. Dai, lavoro. Cerco di avere anche un andamento abbastanza elevato con la macchina, perché più cammino, certo, ci vuole il giusto compromesso, perché se dopo il prodotto, in questo caso il triticale, ti casca sulla paglia, no? Però devi raggiungere una certa velocità in modo che il verde rimane il meno possibile come tempo dentro la macchina, cioè riesce ad andare via. Più il prodotto fa entrare, più va via velocemente e meno tiene nel cassone, anche quello è un altro discorso, eh? È un altro parametro che va preso in considerazione. Ma io faccio vedere il prodotto, vai intanto. Vai. Vediamo come viene. Vediamo come è. Vediamo.
questa è tutta roba che andrebbe nel cassone. Logicamente se la metti nel granaio viene fuori il casino, no? Allora, come il triticale è un prodotto particolare, è un ibrido, è un incrocio da due semi, quando te lo trebbi, infatti se lo vedi anche sulla paglia, rimane la spiga intera, però dentro i fitti non ci sono più, se no che stiamo a fare qui. Però ecco, proprio questo motivo qui, spesso nella trebbia troveremo a giro spighe sane, però sono sbagate. Ora, nel mio caso che succede? Siccome c'è l'erba, devo avere una velocità abbastanza sostenuta, per evitare di perdere qualche chicco, devo dare più giri al battitore e stringe un po' più la gabbia e fa salire meno verde. Però questo qui provoca una reazione a catena, praticamente qualche chicco me lo spacca. Però a me non mi importa, perché tanto io lo metto nel magazzino, poi andrò a usarlo come alimento per gli animali, quindi andrò a farci la farina, a me non mi interessa. Se dovrei consegnare il prodotto, dovrò cercare il giusto compromesso tra il discorso dell'erba nel cassone per far sì che i chicchi non si spacchino. Ora io preferisco togliere l'erba e che mi si spacchi qualche chicco, tanto comunque sia va macinato e a me non mi interessa. Ecco, questa è una cosa, siccome parecchi ragazzi spesso mi contattano e mi chiedono come mai si spaccano chicchi, nel mio caso concludo con il dire, siccome che si spiccano, che si rischiano di cadermi a terra, le faccio recuperare nel recupero dietro del maglione. Quindi ecco, ripassando per il battitore, si spaccano quei chicchi che dicevo ora, proprio perché devo recuperare un po' di più per recuperare tutte queste spighe, se no andrebbero a terra. È qui il discorso. Tante volte non è complicato portare una macchina del genere, ma quanto registrarla, perché magari io con la cambio appezzamento e mi si modifica le impostazioni di lavoro, perché magari trovo meno erba o più erba, e quindi il prodotto più allettato, magari devi stare continuamente a controllare il cassone e quindi di aggiustare il tiro, come si dice dalle nostre parti. In questo caso, per triviare il triticale, ora poi dipende anche dalla presenza di paglia lunga, paglia corta, qui non è proprio fittissimo. Comunque ecco, 950 giri la tengo io, proprio perché c'è la paglia molto lunga. Se calo giri, ho visto che qualche chicco mi rimane nella paglia, quindi ecco, devo stare per forza così, perché c'è la paglia molto lunga, se no quando è all'interno del battitore non riesce a togliere tutti i chicchi dalla spiga. I vagli, uso vagli dell'otto, foro dell'otto, sia sopra che sotto, prima e seconda ventilazione, ho cercato di farlo più pulito possibile, e i venti l'ho messi a metà velocità, perché il papo è un po' piccolo, poi se dopo andremo a vedere, è un po' piccolo, quindi tende ad andare via dalla macchina, vola via diciamo. Prima ho fatto granatura da un'altra parte, mi tocca tenere quasi tutto vento per esempio, che sennò veniva la pula nel cassone, e lo faccio passare per il grillatore. Poi la griglia è messa come si fa quando si trebbia il grano, da 14 e 16 la tengo io questa macchina qui. Ma una domanda, però poi ho visto che tieni il cartone vicino all'aspirazione della ventilazione. Allora, quello lì lo metto perché qualche giorno fa ho fatto lo squaroso. Squaroso è un seme molto piccolo, è un seme che viene trebbiato per poi riseminare gli erbai, no? Allora, siccome è piccolissimo, devo tappare ulteriormente la macchina, perché anche se tolgo tutto il vento, comunque sia, tende a buttarlo via, perché è un seme piccolissimo. Ok, è un modo per ridurre un pochino il vento, perché sì. Poi tanto no. Come ho detto ora, nonostante c'ho cartoni ora io, ma comunque sia, ho dovuto registrare la macchina in modo che abbia ancora meno vento del normale, nonostante ai cartoni, perché è un seme piccolo. Ma il granito quest'anno purtroppo poi si
visto dalla piantagione, però voglio prendere sto po' di levato un po' che danno nella cabina. Quest'anno purtroppo, poi in tutta Italia, soprattutto i ragazzi che ci seguono dalla Sicilia, Calabria, hanno avuto un pessimo rapporto e mi dispiace perché non ha avuto quasi mai giù. Da noi ha fatto il rovescio della medaglia, ha chiuso troppo e quando il triticale, il grano, l'orzo era in fiore è capitato da 2-3 settimane che ha sempre piovuto, quindi ha visto poco sole e sempre acqua. Quando è più in modo si matura male il prodotto e quindi non granisce bene. Poi ecco, chi fa il nostro mestiere lo sa, granisce bene, quindi ci sono le spighe molto corte, il prodotto striminzito e una serie di problemi. In alcuni casi sono state le muffe, la pianta. Guardate chi c'è laggiù. Holland. Aspetta, New Holland, quasi pieni, eh? Allora, visto che ci sono tanti ragazzi che ci seguono e spesso mi chiedono consigli, perché magari non hanno mai avuto una guida, no? Di come si guida una metitrebbia. Come vedete in questo caso, io sto facendo il primo giro del campo. Il primo giro del campo va sempre fatto con la barra come stiamo facendo noi, cioè la parte più stretta della barra che potrebbe urtare accidentalmente su sassi o su argini o su rami secchi, che ne so, deve essere sempre quella parte lì, la parte destra, in modo che la parte sinistra, dove ci sono tutti gli organi vitali della barra, tutti i leveraggi, tutti i meccanismi, tutte le pulegge e quant'altro, sono protetti visto che lavorano all'interno del campo, non sono mai a contatto con parti pericolose come in questo caso. Quindi ogni volta che iniziate un campo iniziatelo sempre così. Vedete, io prima la prima passata l'ho fatta venendo in giù, il secondo giro quando arrivo alla fine del campo mi giro con la trebbia e rivengo in parte contraria, in modo che il grano che io quella punta larga ho schiacciato lo riprendo contropelo, diciamo, e lo riesco a tagliare. Se invece giro il campo sempre alla tonda, vedrò che lascerò sempre una filetta di grano che non ho, un po' triticale in questo caso, che non ho trebbiato, non riesco a riprenderlo, diciamo. Vedete lì come rimane schiacciato ora, almeno poco apposta là per farvelo vedere. Ecco, quindi quando uno lavora con la metitrebbia deve fare sempre una passata avanti e una indietro, sempre con lo stesso pezzo. Oppure gira il campo in un modo e poi torna indietro, sempre nel pezzo contrario. Fa quadrato, fa prima 4 lati e poi ritorni indietro e poi magari dai su e giù o attraverso, dipende magari come si presenta il campo, no? Spesso vedo magari campi che hanno queste striscette in terra che non sono state trebbiate perché proprio perché uno gira sempre in circolo e non va bene. Ora poi visto magari uno con l'esperienza queste cose non poi gli vengono anche da sé, però ecco, che all'inizio magari alle prime armi a casa queste cose, no? Si va a casa?
Mi fanno grandi chef. Dai, alla fine non è male, dai, pulito. Un po' vede. È un po' spaccato, come dicevo, perché mi tocca farlo recuperare un po'. Però tanto va macinato, a noi non ci importa. Dai, non è male, dai, pensavo peggio. Considerando che si cava male. Allora, stiamo rientrando alla base, eh? E oggi la giornata è stata lunga, quasi un quarto alle 8. Tra l'altro l'umidità abbiamo smesso perché si sentiva anche la macchina un po' sofferente. Calavano parecchio giri nel battitore. Paglia molto lunga, come abbiamo visto, quindi ho deciso di smettere, perché tanto quello che si fa oggi poi si fa domani, senza problemi. Niente, spero che riusciremo a girare qualche ripresa sulla temperatura dello squaroso, che verrà fatta nei prossimi giorni. Se Fabrizio, visto che oggi ho fatto da supporto tecnico, visto che da solo tante cose non si riescono più a fare, visto che gli impegni sono tanti, le giornate sono lunghe. Spero, ecco, che il video vi sia piaciuto. Ecco, come dicevo, ripeto, spero di riuscire anche a girare un video sulla temperatura dello squaroso, che parecchi ragazzi mi hanno contattato per chiedere dei consigli. Cercherò un po' di radunare un po' le idee e fare un video un po' più dettagliato su come registrare la macchina e altre cose. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Seguiteci anche su Instagram, perché abbiamo anche un canale Instagram, magari è più attivo che di YouTube, escono cose giornaliere. E spero di rincontrarvi nel prossimo video. Vi do appuntamento la prossima volta e buon proseguimento a tutti. Ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi. Piacere.